Ha preso il via stamani in corte d'assise a Chieti il processo a carico di Mirko De Martinis, lo 47enne accusato di aver ucciso il 22 gennaio del 2023 la compagna, la quarantenne rumena Alina Kozak, nella loro casa di Spoltore. Fu lo stesso De Martinis, la notte del 22 gennaio, a chiamare i soccorsi segnalando un malore della sua compagna. A seguito però dell'esame autoptico affidato al medico legale Ildo Polidoro, con l'ausilio nelle indagini della Procura di Pescara, affiancata dal personale del GAV, gruppo antiviolenza, il coordinamento del procuratore aggiunto Anarita Mantini, emerse che la causa della morte era asfissia meccanica violenta da strangolamento. Per via di queste risultanze, 8 mesi dopo il fatto, nel settembre del 2023, il compagno della vittima, Mirko De Martinis, fu tratto in arresto. Nell'udienza odierna, agli ordini del giudice Guido Campi, la pubblica accusa rappresentata dal procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli e dal procuratore aggiunto Anarita Mantini, l'imputato Mirko De Martinis e il suo collegio difensivo guidato dall'avvocato Michele Vaira e quello di parte civile coordinato dall'avvocato Walter Biscotti in presenza di due sorelle e un fratello della vittima. Prossima udienza il 29 ottobre con la deposizione dei primi 17 teste dell'accusa. La Corte d'Assise ha ammesso la costituzione di tutte le parti civili, i fratelli, le sorelle, che addirittura per testimoniare la loro, il fatto che tengono molto alla verità in questa vicenda, chi è venuto dalla Germania, chi è venuto da Londra, chi è venuto da... Quindi per noi è una cosa molto importante accertare la verità e vedere soprattutto la condanna dell'imputato. È l'accusa che deve provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Noi riteniamo di avere a nostra difesa degli elementi difficilmente superabili, ma sono elementi di natura assolutamente scientifica. Tutto il resto è contorno, non c'erano testimoni, erano loro due in casa. Siamo molto provati, però il minore di nostra sorella ci facciamo forza, perché vogliamo giustizia per lei a tutti i costi e quindi ci tiriamo su, ci facciamo coraggio a vicenda.